Poniamoci questa domanda: il Chelsea può battere Manchester City? E vuoi la mia risposta? Sì. Io ti dico di sì. Ti dico di sì perché ha tutte le armi e tutte le carte, oltre vabbè, avere anche un gran potenziale, ma ha quelle caratteristiche che potrebbero fare male al City per modo di giocare. E quindi direi di partire subito con quello che è stato il percorso di Tuchel dal suo arrivo al Chelsea. Gennaio 2021. Siamo a fine gennaio, se non sbaglio il 24 di gennaio, il Chelsea fa l'ennesimo risultato negativo e non in classifica. Abramovic decide dopo un anno e mezzo di esonerare Frank Lampard. Si cerca un allenatore, si pensa, ma in realtà non è che ci sia molto da pensare, perché un allenatore in circolazione come Tuchel, che era stato esonerato un mese prima, esattamente un mese prima, dal Paris Saint-Germain. Comunque, fatto sta che Tuchel arriva. E qua, dal suo arrivo, fa qualcosa di straordinario. Perché prende un Chelsea in nona posizione, disastrato, con tutti i senatori che giocavano contro voglia, con i giovani che non riuscivano a rendere al meglio. E praticamente aggiustando due o tre cose, lo porta a fare 14 risultati utili consecutivi, eliminare l'Atletico del Cholo Simeone, eliminare il Porto ai quarti, eliminare il Real Madrid in semifinale e raggiungere il quarto posto in Premier League. È stata una squadra, che quello mi ha sorpreso molto, che nessuno... cioè, aveva un gran potenziale quest'estate, ma nessuno si aspettava sarebbe arrivata in fondo. Cioè, è stata una sorpresa ed l'ha fatto molto molto bene. E non pensavo che un allenatore potesse incidere così tanto su una squadra in così poco tempo. Partiamo dalla stessa partita, giocata a inizio gennaio, che avevamo fatto vedere nell'analisi tattica del Manchester City. Lì l'avevamo fatto vedere perché volevamo mostrare quanto fosse inarrestabile il City. Qui la facciamo vedere perché vogliamo far capire che cosa il Chelsea invece, da quella pesantissima sconfitta, sia sul piano del gioco, sia sul piano del risultato, che cosa Tuchel ha cambiato per arrivare poi a battere il Real Madrid di Zidane. Io quella partita l'ho vista e il passivo è stato molto, molto meno pesante di quanto in realtà il campo ha mostrato, cioè poteva finire veramente 7-1. Chelsea giocava con un 4-3-3 abbastanza scolastico, Aspilicueta terzino destro, Zuma che è scomparso totalmente dai radar in questo momento, Diego Silva centrali, Chilwell a sinistra, Kanté, Kovacic e Mount, e davanti Ziyech, Pulisic e Werner. La cosa bella, ovviamente Mendy in porta, la cosa bella è che questa è per 8 undicesimi la formazione che ha fatto 1-1 al Santiago Bernabeu. E questo fa capire quanto i cambiamenti di Tuchel siano stati quasi dei ritocchini. Non ci fosse così tanto da cambiare, ma ci fosse da mettere a posto tutto il materiale. E quindi vediamo come poi è andato a giocare contro il Real Madrid. In porta tre Mendy, in difesa Christensen, che è stato un po' il grande reintegro insieme a Rudiger in fase difensiva. Difesa 3, questi sono i tre difensori, Kanté e Jorginho centrocampo. Aspilicueta tutta fascia, anche se ha giocato moltissimo James, ha giocato anche Hudson-Odoi a destra, Chilwell a sinistra, ma Marcos Alonso ha avuto un grandissimo apporto nella rimonta, specialmente in campionato e nel match contro nella doppia sfida contro l'Atletico Madrid. E davanti Mason Mount, Pulisic e Werner, con Mount che agisce da trequartista e Pulisic più da seconda punta dei due. Al ritorno, per far capire quanto ormai sia consolidato questo assetto, è cambiato un solo giocatore tra andata e ritorno, ed è Havertz al posto di Pulisic. E direi che in entrambi i casi le scelte sono state azzeccate, perché all'andata ha segnato Pulisic, al ritorno invece Havertz è stato il migliore in campo. E a questo punto, Socchi, io ti lascerei la parola, perché andiamo un po' a vedere come funziona il Chelsea in fase offensiva. Allora, innanzitutto è complicato andare a analizzare tutte le cause del fallimento di Lampard, che era andato molto bene, cioè abbastanza bene nella scorsa stagione, aveva comunque centrato la qualificazione in Champions, aveva fatto crescere diversi giovani, su tutti Mount e Abraham. Abraham è sparito, Mount invece sta facendo la differenza, anche nel Chelsea di adesso. E per il resto è stato è arrivato quindi Tuchel, che come ho detto prima ha inciso veramente tantissimo sulla squadra. Ha inciso perché ha cambiato un po' la disposizione in campo, poi quella formazione che ho fatto vedere c'erano anche delle assenze, degli infortuni, ma è cambiato il modo di stare in campo, le idee più o meno sono le stesse,
ma ha cambiato la disposizione e ha fatto sì che il Chelsea diventasse una squadra molto meno prevedibile rispetto a prima, perché giocava con un modulo più scolastico. È una squadra capace di fare male e di saper interpretare tutte le fasi della partita. Non è una squadra che si mette a fare mettere il pullman davanti alla porta e si mette a fare muro. Tuttavia è una squadra che invece sa alternare, sa quando deve difendersi e sa quando deve attaccare. Qui le cose chiave, diciamo, che gioca con una difesa 3 molto propositiva, in parte assomiglia molto all'Atalanta come sistema di gioco e come interpretazione, con le dovute differenze. E soprattutto la cosa che mi ha sorpreso sono i due esterni, che non sono due esterni di spinta, eppure danno un grande contributo in fase offensiva. Ad esempio, quando gioca Azpilicueta stava ultimamente faceva quasi il centrale, o comunque era provato nella difesa a 3, da terzo centrale, non da tutta fascia esterno, tutta fascia di solito gioca James lì, o comunque si alternano, ma Azpilicueta dà più garanzie. Quindi una delle cose che vediamo di più, soprattutto, sono le combinazioni veloci, il fatto che la squadra non abbia una punta di riferimento come Werner, che è stato tanto criticato anche perché sotto porta non è particolarmente freddo. Sì, anche diciamo perché, che altre caratteristiche, gol anche, un po'... Esatto, ma anche perché il lavoro che fa senza palla è determinante. Cioè, questo continuo movimento, questo continuo non dare punti di riferimento, questo muoversi tanto, poi lo porta inevitabilmente a essere un po' meno lucido sotto porta. Che però è una delle forze del Chelsea. Davanti come si dispongono? Con Mount dietro le due punte, che può essere Havertz, che può essere Ziyech, che può essere Pulisic, e l'altro è Werner, perché comunque tu che il suo centravanti ce l'ha, che è un po' atipico, ma se ci fate caso, ultimamente gli attaccanti sono quasi sempre tutti molto in movimento, cioè la punta statica ormai in Europa sta sparendo, anche le punte più fisiche, diciamo, sono comunque super tecniche e fanno tanto movimento. E quindi la squadra si basa su quello, cioè ricerca continua del trequartista tra le linee, e quindi tanta verticalità. Il Chelsea non è una squadra che costruisce tanto dal basso, costruisce dal basso ma per andare subito a verticalizzare e servire le punte. Con gli attaccanti bassi, con gli attaccanti non particolarmente fisici, bisogna fargli arrivare la palla nel miglior modo possibile, e questo miglior modo è riceverla palla a terra, quindi la palla non si alza mai. Jorginho è fondamentale in questo, come il ruolo che aveva con Sarri, nel pulire tutti i palloni. È la famosa mezzala di palleggio che è totalmente assente in Italia. Sì, anche se lui è più regista quasi che mezzala, però sì, comunque però, il concetto è quello. Diciamo che... è una mezzala di palleggio che c'è in Italia, per esempio, che non gioca mezzala perché non è concepito questo ruolo, per esempio mi viene in mente Arthur. Comunque, a prescindere, Jorginho fa queste cose qui, Kanté è fondamentale nelle due fasi, ovviamente l'importanza di Kanté lo vede tutti perché è fondamentale sia in fase offensiva, sia in fase difensiva, perché in fase offensiva si inserisce e va a concludere spesso. Ad esempio il gol dell'1-0 col Real è stata una cosa clamorosa che ha fatto Kanté in quell'azione. E poi ci sono tante giocate che vanno da esterno a trequartista, come sono dei momenti anche tipici del 3-5-2, li vediamo spesso che fa Conte, ad esempio. Palla dell'esterno, l'esterno gioca subito sul trequartista e poi da lì si sviluppa l'azione. Quindi un'altra cosa che si potrebbe aggiungere nelle parole chiave è l'interscambiabilità, perché spesso vediamo Werner andare a coprire un ruolo, Pulisic accentrarsi, Mount dare una mano, o quando gioca Havertz comunque allargarsi sull'esterno, giocare dentro il campo, insomma, tutta una serie di cose che sono fondamentali nella costruzione del gioco del Chelsea. E tutto questo fa sì che il Chelsea poi abbia una grandissima produzione offensiva, penso alla partita con Real in cui al ritorno, anche all'andata, ma al ritorno in cui nel primo tempo ha creato un sacco di occasioni in tutta la partita. E nonostante abbia attaccato, ha subito veramente poco. Io mi ricordo solo due giocate di Benzema individuali e poi basta. Non è una squadra che si fa schiacciare, che sa difendersi bene, ma che non va mai in apprensione, almeno questo è quello che è parso nel vedere le ultime partite. Andiamo a vedere tutti questi principi applicati poi a un'azione vera e propria. Prima però vi farei vedere quali sono un po' i punti dove spinge maggiormente il Chelsea. E vediamo, come diceva prima Socchi, poco attacco del centro, perché non è una squadra che abbia un punto di riferimento centrale, ma tanto gioco sviluppato sulle fasce, proprio perché si va costantemente alla ricerca di quell'asse esterno trequartista, che vedremo anche tra poco, che crea immediatamente pericolo, poiché da una zona, tra virgolette, poco preoccupante come la fascia, si va immediatamente ad occupare una zona centrale, saltando di fatto poi una linea di pressing. Il fatto di non mettere giocatori che potrebbero potenzialmente essere esterni
non metterli sull'esterno, ma farli giocare dentro al campo perché hanno qualità per fare quelle giocate decisive. A prescindere che giochi Mount, Pulisic non è una seconda punta, Ziyech quando gioca lì non è una seconda punta, Havertz non è una seconda punta. Però sono giocatori che facendoli partire larghi sull'esterno, come faceva Lampard ad esempio, sono giocatori che si perdono perché devono, toccano pochi palloni, sono poco nel vivo del gioco e quindi devono sempre fare troppi metri di campo per andare pericolosi e giocare nelle zone dove veramente si fa calcio. Per cui avere un esterno laterale che gli copre l'ampiezza, che fa su e giù su quella fascia, con piedi sulla linea, fa tanto differenza perché sono più liberi di svariare. Vediamone allora come sono messi in campo. Qua abbiamo un'azione abbastanza tipo del Chelsea, la fa spesso durante le partite, l'ha fatta tante volte anche contro il Real Madrid, e andiamo a vedere un po'. Palla, ovviamente qua non si vede la parte prima dell'azione, ma c'è Chilwell che scarica su Mount, improvvisamente si va a creare il pericolo centrale. Come vedete Mount è di fatto la fonte di gioco offensiva del Chelsea, colui che crea le occasioni, che smista bene i palloni. E vediamo subito come sono disposti gli altri. Jorginho si fa incontro, pronto a ricevere, diciamo, il passaggio più semplice, il passaggio in caso non si dovesse concretizzare la superiorità offensiva. Chilwell si lancia nello spazio subito dopo aver dato il pallone a Mount, in modo da occupare una zona di campo apparentemente scoperta e andare a sfruttare il fatto di giocare con gli esterni di centrocampo e non con i terzini, quindi giocatori molto più di spinta che possono allargare le linee avversarie. Werner fa il movimento centrale, di solito questo movimento lo fa venire incontro, in questa azione si va a buttare nello spazio. Ah, ovviamente la partita è quella contro il Liverpool, vinta dal Chelsea per 1-0. Ziyech è molto centrale, come abbiamo detto, praticamente insieme a Werner forma una coppia d'attacco, con invece appunto Mount che si sgancia dietro, e poi c'è Kanté che si inserisce. Una delle parole che hanno ripetuto di più nel post partita con Real, penso anche a Capello, per dire, il fatto che il Chelsea non abbia fatto giocare il Real, non l'abbia fatto respirare. E tutto è stato grazie al pressing alto che ha fatto. Se è un giocatore come Kanté, il pressing alto diventa una formalità praticamente, perché Kanté è portato per natura a fare quel tipo di lavoro. Ma in generale la grande disponibilità, proprio per quello tu che l'hai scelto di giocare non con troppi riferimenti offensivi, perché Werner dà una grande mano dietro, perché anche gli altri giocatori danno una grande mano e soprattutto hanno doti atletiche importanti che gli permettono di andare subito in pressione diretta sugli avversari. La principale arma difensiva del Chelsea è quella di cercare di distruggere i tentativi di azione delle altre squadre. Sarà più complicato con City, perché City sa palleggiare bene e soprattutto sa farlo in casi anche in cui è pressato e in cui rischia, quindi il Chelsea dovrà riuscire a gestire bene il pressing e non farsi prendere alla sprovvista. Però è una cosa che il Chelsea sa fare molto bene, perché ha i due esterni che sono diretti sugli esterni dell'altra squadra. Poi c'è Mount, che va a dare fastidio di solito al regista avversario, alla costruzione di gioco. Kanté, che va a pressare un po' tutti, chi gli capita. E poi gli attaccanti, che sanno andare a disturbare i centrali e andare a orientare la pressione verso l'esterno. Ad esempio, la seconda parola chiave qua è la riorganizzazione del 5-3-2. Sì, però è una cosa che vediamo poco. Cioè, vediamo poco il Chelsea mettersi col 5-3-2 come vediamo fare all'Inter, per esempio. Non si mette dietro 11 uomini dietro la linea della palla a andare a seguire il possesso. Una cosa che vediamo poco, ma è una cosa che il Chelsea sa fare, perché il Chelsea sa adattarsi quando la squadra avversaria sta palleggiando meglio, ma è una cosa che cerca di fare poco, perché la cosa principale appunto è il pressing e la riconquista immediata del pallone. Diciamo che una grande chiave tattica della partita sarà lo scontro in mezzo al campo tra De Bruyne e Kanté. Quanto De Bruyne riuscirà a fare gioco, quanto Kanté gli impedirà di fare gioco. E quanto Kanté sarà fondamentale nella riconquista di palloni pericolosi. Perché quello che sorprende di Kanté è che sì, è un generoso, è uno che corre, ma ha anche qualità, e quello è il punto. Non ha questa qualità eccelsa, ma ce l'ha. Cioè, quando lo metti in quelle zone di campo dove lo esalti, lui è fondamentale. Era l'unico forse allenatore con cui non era proprio, rendeva al massimo, era Sarri, perché Sarri prediligeva un altro tipo di gioco, soprattutto fatto di possesso orizzontale più che verticale. Per quello anche, per esempio, con un Guardiola Kanté sarebbe inutile, ma con questi allenatori che giocano verticale, che permettono a lui di correre,
È una cosa che veramente fa tutta la differenza del mondo, secondo me. Vediamo un attimo le statistiche, perché non le abbiamo ancora viste, però ci sono statistiche molto molto interessanti. Su 57 partite, 96 gol fatti. E qua direi che è un dato abbastanza significativo. I gol sono tanti, i gol subiti sono pochi, perché c'è meno di un gol subito a partita. Quindi questo vuol dire che la difesa regge. Ovviamente qua sono comprese anche le statistiche della Lampard. Prima parte di stagione con Lampard, quindi in realtà i dati dell'avventura di Tuchel sono in realtà ancora più positivi rispetto a quelli che vedete qua. Un 56,9% di possesso, quindi per quanto sia una squadra che gioca di velocità, ovviamente non è una squadra in velocità, non è una squadra catenacciara, perché il possesso della palla lo tiene lei. 86,5% di precisione di passaggi, e invece qua, giocando così tanto in verticale, è un dato ottimo, 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 ottimo. E poi arriviamo ai dati difensivi, di cui so che hai appena parlato. Il pressing lo si vede da queste cose. 15,7 contrasti a partita, 10,4 intercetti, 15,3 duelli aerei vinti a partita. Vuol dire che in media il Chelsea, tra contrasti, intercetti e duelli aerei, ne fa uno ogni minuto, uno ogni due minuti come media. È una squadra estremamente aggressiva su ogni pallone. E adesso vediamo un po' come si dispone in difesa. Abbiamo detto che il Chelsea tende a disporsi con un 5-3-2 in fase difensiva. Ed è proprio quello che vediamo qua. Perché qua, sempre nella partita con il Liverpool, vediamo di fatto una linea 4 che però sarebbe 5, perché James è andato in pressione, ma in realtà sarebbe sulla linea con Azpilicueta, Christensen, Rudiger e Chilwell, quindi tanta 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 compattezza. Kanté, Jorginho e Mount sulla stessa linea, e davanti Ziyech e Werner a disturbare i centrali offensivi. Quindi questo è uno dei rari momenti, cioè i centrali difensivi ovviamente, questo è uno dei rari momenti in cui il Chelsea non ha il possesso del pallone. È uno dei momenti in cui il Chelsea non pressa alto, ma si organizza in difesa, e vediamo quanto sia preciso e meticoloso il lavoro che ha fatto Tuchel nel disporre la sua squadra nei momenti in cui c'è anche un po', non dico da parcheggiare il pullman, ma da evitare di prendere gol. Palleggio con i centrali, fase di possesso, le parole chiave e importanza di Jorginho. Jorginho che ha dimostrato, secondo me è un giocatore sottovalutatissimo, Jorginho, e che sarà punto centrale anche agli europei, credo. Che ha dimostrato che non è, deve sì sicuramente parte della sua carriera Sarri, ma non è, è fondamentale per tanti allenatori diversi, perché è sempre stato centrale con Sarri, è sempre stato in mano alle chiavi del centrocampo, ma anche Lampard l'aveva messo comunque in posizione importante. Poi in quella formazione non compariva, anche perché mi pare non fosse meglio fisicamente o perché ci fossero dei vari dubbi, ma ha giocato titolare con lui, è diventato fondamentale anche con Tuchel. Io penso all'ottima semifinale di ritorno che ha giocato con Real, ed è stato uno dei migliori in campo per pulizia tecnica, perché è quello in grado di pulire tutti i palloni che passano, perché i centrali, cioè Thiago Silva, che coi piedi probabilmente i piedi di un trequartista quasi, però comunque penso a Rudiger fa della sua aggressività la sua arma migliore, Christensen è abbastanza buono da questo punto di vista, ma è lui che pulisce tutti i palloni che arrivano, perché a centrocampo Kanté è bravo, ma ci vuole ordine, e l'ordine lo dà lui. Il palleggio con i centrali è una cosa che il Chelsea fa molto, soprattutto per attirare gli spazi, per creare gli spazi e attirare gli avversari, perché come ho detto il Chelsea è raro che attacchi una difesa schierata, è raro che si metta a dominare il gioco stando altissimo e recuperando subito il pallone cercando di palleggiare in una metà campo. Questa è una cosa che vedremo raramente al Chelsea. Per cui il Chelsea di solito non è una squadra neanche che fa costruzione dal basso, anche perché farla contro i centrali non è facile, ma la fa all'Atalanta, più o meno per capirci. Non la fanno come l'Inter, che l'Inter palleggia dentro l'area di rigore con i centrali, ma va direttamente a farla in alto, perché la difesa comunque a prescindere da tutto è alta, e lo fa per attirare appunto gli avversari e creare gli spazi, perché poi i centrali sono tre, si possono disporre, possono occupare più campo, anche perché c'è l'uscita esterna, c'è l'uscita centrale da Jorginho, l'uscita esterna dai due, da Chilwell e da Azpilicueta o James, e poi una volta creatosi questo spazio, i giocatori poi possono, cioè il Chelsea diciamo che ha appunto questi spazi che può sfruttare in contropiede, che può sfruttare dove può fare veramente la differenza.
per cui la fase di palleggio diventa fondamentale, diventa propedeutica poi alla fase offensiva. Cioè, ovviamente tutte le fasi di palleggio sono finalizzate alla fase offensiva, infatti spesso nell'analisi tattica le troverete anche insieme. Noi cerchiamo un po' di distinguere perché è la preparazione dell'azione che fa la differenza, mentre la fase offensiva sono più le combinazioni. Quindi non vedremo un Chelsea che cerca più di tanto di palleggiare nell'area di rigore, di fare torello quasi. Non vedremo un Chelsea che, anche soprattutto riferendomi alla finale, tutto perché gioca contro la squadra che fa del palleggio la sua arma migliore in tutto il mondo. Quindi vedremo un Chelsea che saprà stare aggressivo, quando avrà la palla cercherà comunque di far uscire i giocatori del City, che comunque staranno alti, cercheranno di pressarli per andare a colpirli negli spazi dove la velocità di Werner, quella di non so chi giocherà a fianco a lui, se Pulisic, se Havertz, se Ziyech. Secondo me Havertz, per il semplice fatto che ha giocato una partita troppo bella contro il Real Madrid per tenerlo fuori. Ma pure Pulisic, quando è entrato, all'andata ha giocato una partitona e al ritorno, quando è entrato, ha fatto la differenza. Sarà una bella scelta per Tuchel. E poi Mount, che invece è quello che lega benissimo i reparti, perché abbiamo visto nell'azione che hai fatto vedere in fase offensiva quanto si abbassi e quasi a farla mezzala. Andiamo a vedere come si dispongono in campo. Allora, le due partite che ho scelto per vedere questa disposizione in campo sono la partita contro l'Atletico Madrid, giocata a Madrid, vinta per 1-0 dal Chelsea, con, vi ricorderete, quella meravigliosa rovesciata di Giroud entrata dalla panchina. Quella partita c'erano un po' di giocatori che poi non abbiamo più visto, perché erano ancora i primi esperimenti di Tuchel. Su tutti erano in campo Zuma e Tammy Abraham, non c'era Werner. C'era Marcos Alonso a sinistra, però insomma vediamo, centrali altissimi, tanto che praticamente sono sulla linea dei centrocampisti. Poi vediamo gli esterni, a destra c'era Hudson-Odoi, a sinistra Marcos Alonso. Hudson-Odoi ovviamente più offensivo, spingeva tantissimo su quella fascia, praticamente un esterno d'attacco lui. Dall'altra parte stava un pochino più basso Marcos Alonso, ma anche lui ha spinto tanto. E poi troviamo di fatto Mount come uomo più avanzato in tutta la squadra. Contro il Real Madrid invece ovviamente la formazione nelle posizioni medie è un po' più bassa, perché la partita con Real non era una partita in cui tenere il pallone, però comunque per essere contro il Real Madrid sì, la difesa è bella con l'Atletico alta. È facile tenere posizioni alte, diciamo, quello è sicuro. Con Real è un po' più difficile, però se uno guarda le posizioni medie sono comunque abbastanza alte. Jorginho, per quello che dicevamo prima, il centro, il fulcro del gioco, e non a caso forse nella sua posizione media esattamente sul cerchio di centrocampo. Gli attaccanti, di nuovo Werner è più basso rispetto sia a Havertz sia a Mount, e Mount è di nuovo l'uomo più avanzato, e poi ci vuole un po' più alto di Azpilicueta, ma quello è abbastanza ovvio. Però insomma, queste sono un po' le posizioni medie. E se andiamo adesso a vedere un'azione tipica nella fase di possesso, quando il Chelsea ha il pallone, di nuovo nel match contro il Liverpool, qua ovviamente il Chelsea sta attaccando da destra verso sinistra, perché il secondo tempo rispetto alle immagini prima che attaccava da sinistra verso destra. Vediamo i centrali che vanno a imbucare, perché Rudiger ha il pallone ma non sta palleggiando con gli altri due difensori, che in questo caso erano Christensen e Azpilicueta, ma sta andando a cercare una linea di passaggio offensiva. Jorginho e Kanté più o meno sulla stessa linea, ma Kanté un po' più avanzato. I due esterni, che sono ormai partiti per la tangente e vanno a creare l'ampiezza. E i tre davanti, che in questo momento Werner ha un uomo, Ziyech un altro uomo, e Mount è un po' più staccato perché è pronto ad andare a ricevere il pallone subito da Chilwell nel momento in cui Rudiger andrà a servire uno tra Jorginho e proprio Chilwell, e appunto Mount riceverà il pallone per poi giocare già in una posizione pericolosa del campo. Quindi io spero che questa live vi sia piaciuta. Iscrivetevi al nostro canale su YouTube e al canale Twitch di The Talento TV. E basta. Noi ci vediamo. Senta, ancora per chi non lo sapesse. Però comunque doppia iscrizione assolutamente tassativa. E noi ci vediamo prossimo martedì. Ciao a tutti!